Allora, Gianni Colascione, oggi 1 novembre, siamo alla serata della seconda giornata del 12° congresso di Radicali Italiani e siamo in compagnia di Giusy Nibbi. Questa è un'intervista che devo dirlo, perché non mi vergogno a ometterlo, ripetiamo perché abbiamo avuto un imprevisto tecnico. Giusy Nibbi è dell'associazione Retina Libera Aperta. Ha fatto un intervento, io questo qua lo ripeto come in un'altra intervista perché mi sembra importante sottolinearlo. Sentito e preoccupato, Giusy, che cosa che ti ha motivato? Poi un pochino di, visto anche un po' di timidezza, però allo stesso tempo anche coraggio. Ma dunque, mi ha motivato, io di solito a me piace intervenire perché ho voglia di dialogare durante i congressi, cioè una cosa bella dei congressi radicali è che essendo ognuno rappresentante di se stesso serve dibattere sia fuori, diciamo tra i compagni e gli amici, insomma nei corridoi, ma anche nel dibattito generale, quindi nonostante non mi fossi preparata assolutamente niente ho cercato di comunicare la sensazione che mi ha dato subito il congresso, cioè di una situazione quasi un po' paralizzata, cioè su qualcosa di introvertito, di, diciamo su una situazione di difficoltà dovuta a quella che Pannella giustamente chiama la persistenza di un regime che ovviamente influenza anche gli italiani che siamo, gli italianofoli radicali che siamo, ma che abbiamo in qualche modo introiettato appunto anche nel nostro movimento probabilmente la mancanza di circolazione delle idee, di circolazione dei talenti anche, cioè la fatica a far emergere le nostre capacità perché c'è proprio difficoltà a farsi ascoltare e quindi quando c'è difficoltà a farsi ascoltare è difficile anche rinnovare se stessi. Sì, senz'altro. Io volevo anche parlare un pochino di questa associazione Libera Aperta che un po' di tempo fa ha organizzato una specie di convegno, insomma una cosa tra altre associazioni che Liberi TV ha seguito, è venuto anche Michele De Lucia, siete stati molto impegnati, abbiamo visto anche una specie di galleria fotografica, di diario fotografico, insomma ogni tanto su Facebook per quanto riguarda la raccolta firme referendaria. Quanti siete in Libera Aperta? Oddio, gli iscritti, c'è il mio presidente che è Angelo, non mi ricordo quanti sono, però saremo una trentina circa, una cosa del genere. Non sono tutti iscritti a Radicali Italiani, però il tesoriere e il presidente lo sono, quindi è riconosciuta da Radicali Italiani. E in generale comunque Libera Aperta nasce nel 99, cioè prima della Costituzione dei Radicali Italiani, alla fine del che Pannella, quando Pannella disse ognuno sia dirigente di se stesso e noi con Scatragli, Francesco Scatragli e altri compagni abbiamo creato questa associazione che è un'associazione di politica sicuramente radicale ma in generale ci consideriamo, abbiamo sempre aperto l'associazione a chiunque volesse entrare nello spirito radicale. È emblematico che non ha un nome che riporta il termine radicale, Libera Aperta, proprio il massimo. Devo dire è una mia creazione, ne sono orgogliosa perché le donne stanno sempre avanti, è inutile. Perché ho pensato che a volte i nomi sono importanti, è vero la storia, riconosci la storia eccetera, ma serve anche invece altre volte essere diciamo, più creativi per aprire anche ad altri soggetti, ad altre persone che non si riconoscono direttamente. Poi il metodo invece poi è quello e anche la storia nostra dell'associazione ha aderito praticamente a tutte le battaglie della storia radicale degli ultimi 13-14 anni, quindi siamo riconosciuti in quanto tali anche nel nostro territorio. Libera Aperta ha fatto tante cose, potrebbe fare molto di più, non so cosa dirti. Dai. Allora, mo te lo dico io che cosa, una proposta ti faccio, che è quella di quando organizzate qualcosa avvertirci e facciamo qualcosa in collegamento, ho visto che siete abbastanza pratici con Skype e quindi se trovate una buona banda in qualsiasi posto, banda nel senso banda larga, si può fare qualcosa in conferenza, che ne so, o una trasmissione per esempio. Nel venerdì facciamo delle trasmissioni parlando di un argomento di una vostra iniziativa sul territorio, molto interessante. Volentieri, no, infatti accennavi anche a quella proposta che facemmo di organizzare un consesso, diciamo, tosco-umbro era. Sì, no, c'è sempre stata la volontà e c'è tuttora quella di facilitare l'incontro tra appunto radicali, tra persone che abbiano voglia di portare avanti certe battaglie e pensiamo che non si debba. Io ecco, in questo mi riconosco, o apprezzo, stimo particolarmente la vis, diciamo, di Marco Pannella in quanto promotore delle sue idee e come dire, cocciuto, pervicace, così come Emma Bonino, come tanti altri dirigenti, ma loro in particolare. Cioè,
e non ti puoi aspettare che le cose arrivino da qualche altra parte, no? Le devi fare, il fare attraverso la ragionevolezza, attraverso anche l'approfondimento filosofico, culturale, politico, però poi devi essere tu protagonista di quello che vuoi che sia il cambiamento. Ok, in chiusura l'ultima domanda rapida, con rapida risposta, così ti libero. Ci abbiamo una candidata, Rita Bernardini, non ci sono sfidanti. Se il congresso finirà con un'unica candidatura, tu che commento faresti? No, è già successo nella storia dei congressi radicali, per me non è auspicabile, perché è sempre comunque vitale, qualora ci siano ovviamente candidature che possano essere un'alternativa politicamente significativa, cioè non giusto per uno scontro di personalità che sarebbe abbastanza riduttivo. C'è una proposta adesso di Lipparini che è venuta fuori pochi minuti fa, di un congelamento della dirigenza attuale fino a quando il Partito Radicale Transnazionale non sciolga alcuni nodi. Ci sto riflettendo, mi sembra comunque qualcosa da capire un po' meglio, da approfondire. Nell'intervento? Sì, nell'intervento, quindi è una cosa nuova, interessante, non so, ora ci devo anche io riflettere perché è una cosa fresca. E poi, non so, abbiamo ancora un paio di giorni, quindi pieni, insomma, vediamo quello che succede. Io ho grande stima per Rita, per la lotta che ha fatto e sta facendo. Diciamo che il metodo, il linguaggio che usa lo trovo non costruttivo a volte, quindi questo, nonostante le buone intenzioni, penso possa essere dannoso per portare avanti le tante facce del movimento radicale. Grazie Giusinibbi, e in bocca al lupo, buon congresso e auguri a Libera Aperta. Grazie.